Ok ragazzi, la notizia è arrivata. Sappiamo quando verrà trasmesso l'anime di My Hero Academia in Italia, doppiato ovviamente, ed anche quanti episodi verranno trasmessi. E quindi, con grande sorpresa, vi annuncio che la serie inizierà ad essere trasmessa a partire da lunedì 17 settembre, in prima serata su Mediaset Italia 2, quindi canale 120 del digitale terrestre, ovviamente doppiato in italiano. Però aspettate perché le notizie non sono ancora finite. La Mediaset ci annuncia che è in programma le prime due stagioni dell'anime complete, quindi 13 episodi prima stagione più 25 la seconda. E quindi che dire, sono rimasto davvero sorpreso, perché la serie è arrivata con largo anticipo rispetto alle aspettative. Si pensava di più ad ottobre, ma ovviamente è meglio così, per non parlare del fatto che arriveranno ben due stagioni e non solamente la prima. Purtroppo, dopo tante belle news, ce n'è una che magari alcuni apprezzeranno, mentre altri, come me, non particolarmente. A quanto pare l'opening, quindi la sigla, sarà doppiata in italiano, ma ancora non ne parla la Mediaset. Io ho anche sentito un nome riguardo chi dovrebbe cantarla, ma sul lato opening preferisco lasciarvi il beneficio del dubbio perché ci sono ancora parecchie opinioni contrastanti e in questo preciso momento in cui sto registrando, appena sapute le informazioni, non si riesce a capire quale sia la verità. Nello stesso periodo in cui verrà trasmesso l'anime di My Hero Academia qua in Italia, verranno rilasciati in italiano anche alcuni nuovi episodi di Naruto Shippuden. Per quanto riguarda quelli di One Piece, invece, non si sa ancora la data, ma sicuramente entro fine anno, a quanto dice la Mediaset. Detto ciò, ragazzi, voglio assolutamente conoscere le vostre opinioni al riguardo. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, link in descrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video.